La continua innovazione, unita alla maggiore attenzione e sensibilità verso i settori energetici ed ambientali, impone la necessità da parte degli enti e delle imprese di avvalersi di servizi scientifici e tecnologici sempre più evoluti per la ricerca, le indagini e le misurazioni. La risposta rivoluzionaria che alcuni dipartimenti dell'Università Politecnica delle Marche hanno messo a punto si chiama Laboratorio Itinerante, uno strumento che inverte i tradizionali paradigmi, portando per la prima volta e in modo strutturato le competenze scientifiche universitarie al di fuori degli Atenei, per risolvere i problemi laddove essi si manifestano. Il progetto ADELE nasce come un'idea di laboratorio itinerante per l'indagine di problematiche nel settore dell'ambiente e dell'energia. Chiaramente è un'ottima occasione per settori di ricerca come quelli universitari di espandere le proprie possibilità portando all'esterno le proprie competenze. E il mondo dei droni, che è un mondo in forte sviluppo ma fortemente anche consolidato allo stato attuale, è il mezzo con cui l'università può esprimere all'esterno le sue competenze mediante proprio questo laboratorio itinerante. È chiaro che le competenze sono di vario tipo, quindi non abbracciano soltanto la facoltà a cui appartengo io, che è tipicamente la facoltà di ingegneria, ma abbracciano competenze che sono proprie dell'Università Politecnica delle Marche e che ritroviamo e nella facoltà di agraria, così come nella facoltà di scienza e quella di economia e commercio, che sono tutte quante facoltà che hanno aderito a questo progetto, che per quello si individua come un progetto sicuramente interfacoltà. Ora, l'obiettivo primario con cui è nato, l'idea con cui tutto è stato caratterizzato, è quello di riuscire a trovare nel mondo tecnologico nuovo, soprattutto quelli che sono droni aerei in questo caso, ma che possono essere droni terrestri, la possibilità di portare le nostre specifiche competenze all'esterno delle mura dei laboratori che tipicamente abbiamo all'interno del TIP. E questo consente sicuramente per il futuro una migliore indagine delle problematiche. Le problematiche a cui accennavo sono problematiche molto concrete. Faccio un esempio pratico. Se noi volessimo oggi utilizzare i nostri metodi di indagine per andare a qualificare degli impianti di produzione a fonti rinnovabili come impianti eolici o impianti fotovoltaici, non saremmo in grado, perché i nostri laboratori tipicamente hanno bisogno che l'oggetto entri all'interno di un involucro che è proprio il laboratorio. Diversamente invece, con un laboratorio itinerante, noi siamo sul campo e possiamo indagare questi oggetti, per esempio la valutazione se un impianto fotovoltaico sta lavorando correttamente mediante ad esempio una macchina termografica come questa che vediamo qui, oppure un impianto eolico se ha problemi di delaminazione sulle pale o un bordo d'entrata della pala stessa che è rovinata, e lo possiamo fare mediante macchine fotografiche ad alta risoluzione, ma con droni che volano a pochissima distanza dalla pala stessa, macchina ferma. È chiaro che questo non sarebbe stato possibile se non portando il laboratorio dove il laboratorio ha ragione di esistere, e in questo caso è il campo. Campo che spesso può essere lontano dall'operatore e che quindi richiede droni con maggiore autonomia. Proprio per questo abbiamo pensato di sviluppare droni basati su sistemi ad ala fissa, come quelli dell'Aliante che vediamo, e dotati di sistemi per il decollo verticale, la cui aerodinamica l'abbiamo ottimizzata e possiamo ottimizzarla grazie alle strutture che l'università stessa ci mette a disposizione, come ad esempio la Galleria del Vento, che nello specifico è una galleria che permette di sperimentare, di testare profili per modelli in scala, come ad esempio quelli dei droni, operando a velocità non elevate. Da un punto di vista ambientale ci aprono degli spazi incredibili, perché noi possiamo andare a caratterizzare la sorgente di inquinamento dove l'inquinamento avviene, non mediante tecnologie distribuite sul territorio in modo fisso, ma mediante un laboratorio itinerante che con la specificità della misura riesce a qualificare meglio l'evento. Fare delle misure vuol dire essere competenti nel fare le misure, e vuol dire anche avere dei protocolli con cui queste misure sono state in modo certo acquisite. Questo manca,
perché mentre c'è sicuramente nei laboratori stabili tutto quello che sono le procedure per fare una misura, le procedure per fare una rilevazione e sono ben coordinate e scandite, su un laboratorio itinerante manca tutta questa seconda parte, questa seconda fase culturale che dovremmo fare. L'università, secondo me, le università in genere dovrebbero essere titolate a svolgere questo servizio. Quindi il servizio principale che svolgiamo noi in questo specifico caso come Università Politecnica delle Marche non è soltanto fare dei rilievi o sviluppare dei droni, perché per noi, ripeto, il drone è un mezzo, non è l'obiettivo finale, ma quello poi di comprendere come queste tecnologie applicate sul campo debbano essere correttamente applicate e quali sono i protocolli con cui poi analizzare i risultati ottenuti. Riuscendo quindi a stilare questi nuovi protocolli, diamo la possibilità a tecnici che non sono propriamente necessariamente poi dei ricercatori di riuscire ad avere dei risultati quantitativi corretti, cosa che finora onestamente, per quello che mi risulta, non si è visto in modo diffuso sul mercato. Per portare avanti tutta questa iniziativa dell'università, anche l'università ha dovuto modificare un po' il suo modo di operare e questo è stato possibile grazie alla forte disponibilità del personale interno, soprattutto quello tecnico, a voler svolgere un ruolo che non necessariamente gli competeva all'origine, che è quello di diventare piloti di droni. Quindi è chiaro che l'università ha fatto uno sforzo, un'apertura verso un mondo nuovo, creando al suo interno un'equipe di piloti che hanno preso il loro attestato. L'università stessa è operatore ENAC, quindi i suoi mezzi sono regolarmente registrati e così l'università ha la possibilità non solo di fare ricerca, ma anche di porsi sul mercato per offrire le sue possibilità a tutti coloro che possono essere interessati, per poter comprendere meglio quali sono gli obiettivi poi finali e quali possono essere le applicazioni finali. A titolo di esempio potremmo citare, già ho richiamato la parte della fonte rinnovabile, ma c'è tutto quello che riguarda l'agricoltura di precisione e le indagini in campo agrario, è uno dei settori che noi possiamo abbracciare perché disponiamo di macchine spettrali, come disponiamo di altre macchine che sono sulla parte termografica piuttosto che sull'analisi dei gas. Una cosa fra l'altro importante, e questo è un compito fondamentale dell'università, è quello che proprio sul settore termografico, quindi sull'analisi della parte infrarossa dell'immagine, l'università può giocare un ruolo importante. Noi normalmente siamo abituati a fare delle indagini termografiche sugli edifici, giusto per valutare localmente se l'edificio ha dei comportamenti adeguati, mentre l'università vuole lanciare una sfida legata alla ricerca, vuole di ogni edificio di cui ricostruisce l'immagine 3D nel visibile, creare una pelle termica, in modo che si possa, con protocolli da decidere, periodicamente, a distanza di anni, ritornare a vedere la nuova pelle termica che ha l'edificio e confrontare, vedere e valutare così al meglio come l'edificio si comporta nel tempo e quindi come gli interventi sono andati, se a buon fine o no. Questo è abbastanza nuovo e non è proprio banale, perché un'analisi termografica tridimensionale dell'edificio è sicuramente una grossa sfida da fare, non è uguale al visibile, l'infrarosso è bidimensionale, quindi ha delle problematiche completamente diverse. E quindi è già un settore in cui l'università si vuole porre a capo di una nuova tecnica di indagine. Sempre a titolo di esempio, e proprio per capire come un ente di ricerca come il nostro può essere di supporto, avere un laboratorio come quello di Adele in un campo prettamente ambientale, per esempio, ci potrebbe avvantaggiare enormemente nella verifica di modelli numerici di simulazione di fenomeni di diffusione di inquinanti. Faccio un esempio. Esistono già modelli per cui si è in grado di valutare con sufficiente accuratezza la diffusione di un inquinante da una sorgente inquinante. Però se io riuscissi a fare delle misure puntuali nell'intorno della sorgente stessa, avrei un modo per verificare se il modello matematico è corretto o non è corretto per quella particolare condizione meteorologica. In questo caso è chiaro che lo stesso laboratorio itinerante individuato nel drone oggi, ma
potrebbe essere individuato non in un drone aereo ma in un drone marino o in un drone terrestre domani, potrebbe essere l'elemento che insieme al rilievo di gas ambientali come questi che vediamo nel quadricottero che mi affianca, dove abbiamo un sistema di analisi di gas ambientali misto anche a un sistema di analisi di parametri meteorologici, consentirebbe un'adeguata verifica dei modelli numerici che normalmente si utilizzano per valutare. Noi siamo a disposizione come ente pubblico sia per appoggiare tutti quei tecnici e supportarli soprattutto nella rigorosità della misura per tutti quei tecnici che operano nel settore, ma mettiamo a disposizione molto volentieri la nostra competenza anche a tutti quei soggetti che possono essere interessati a misure di tipo ambientale o a misure di tipo energetico nei settori che ci siamo detti finora. Il progetto ADELE è una delle svariate attività di ricerca che l'Università Politecnica delle Marche svolge con il preciso obiettivo di stabilire un rapporto sempre più efficace e strategico a supporto dell'industria e dell'economia, rendendo l'Ateneo di Ancona un punto di riferimento che contribuisce in modo sostanziale alla ricerca, alla competitività e all'innovazione del sistema Italia e dei paesi che intendono avvalersi dell'eccellenza di questa importante realtà istituzionale. Questo progetto si colloca nell'ambito del nostro obiettivo di Research University. Coordinato dal professor Renato Ricci, viene ad applicare in modo scientifico approcci multidisciplinari. Con quali obiettivi? Quelli di sviluppare ricerca nel settore ambientale e energetico grazie alle nuove tecnologie, i droni. In termini di ricerca, lo sviluppo di protocolli per il futuro. Per qualunque informazione riguardo il progetto ADELE, i suoi risultati e le sue potenzialità, potete contattare l'università, potete contattare direttamente me, che sono il responsabile scientifico di questo progetto, e noi saremo a vostra disposizione per aiutarvi nelle vostre problematiche.